Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 27 marzo 2023. Silvio Venturato è sicuramente Tio Muk, come ha sottolineato oggi a Uomini e Donne persino la dama che ha chiamato per conoscerlo. Molto diretto e tremendamente schietto, è uno che nelle questioni senza tanti giri di parole va dritto al sodo, o almeno ci prova. Ecco. Una verve, citato, la sua, che può non essere gradita a molte donne, ci sta assolutamente. Ma posto che mi pare che ha, si sia proposto fin dall'inizio esattamente per la persona che è. Senza fingere di essere diverso, B, non mi sembra che abbia irretito nessuno con la forza. Anzi, e C, abbia sempre premesso che se il suo modo di essere non era apprezzato lui non aveva alcun problema a tornarsene da dove è venuto. Ho un paio di domande da fare a chi dopo tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo mese ancora si ostina a difendere quella povera anima candida di Gemma Galgani. Se lui è così volgare e troppo piccante per un'irriducibile romantica, come lei. Perché Gemmona si ostina comunque a uscirci da un mese e mezzo? Se per me la storia è andata benissimo fino a quando siamo arrivati alla cosa delle ascelle. È lì che è cambiato tutto, è lì che mi sono bloccata, com'è possibile che alle terme abbia pure deciso di ritornarci? Nonostante l'incredibile trauma vissuto proprio in quel contesto, e visto che i discorsi fatti nell'ultima puntata a proposito di un'eventuale prosecuzione della loro frequentazione mi parevano decisamente chiari. Pure fin troppo, se lei ha vissuto addirittura con angoscia l'idea di andare a casa sua perché sentivo una pressione. Mi era venuta l'ansia di un qualcosa che si doveva fare per forza. Che CACCHO c'è andata a fare, santo Dio? No, perché vi giuro che a me sti discorsi stanno facendo proprio salire il crimine. Che Silvio sarà sicuramente focoso, privo di peli sulla lingua, e non solo sulla lingua. Abbiamo capito dalla puntata odierna, e tutto quello che volete, oggi quando ha rimproverato a Gemmona di aver investito tempo e denaro per lei non è piaciuto nemmeno a me, perché come nessuno ha obbligato lei a continuare la sua conoscenza. Nessuno ha obbligato lui a portarla in alberghi S.P.A., e non c'è nulla di più cafonazzo al mondo che rinfacciare cose che si è scelto di fare. Ma ora farlo passare come un maniaco che salta addosso alle donne in modo inconsulto anche laddove non volessero anche no. Allucinante che Venturato venga descritto come un uomo senza rispetto per le donne, nonostante ne abbia mostrato sin troppo. Nei confronti di lei e dei suoi tempi improvvisamente biblici, quando la verità è che alla Galgani lui non è mai interessato sin dal principio e come ha sempre fatto dal 2010 ad oggi sta semplicemente facendo il possibile per infangarlo pur di uscirne pulita. Questo sì che lo trovo di cattivo gusto, altro che le avances di lui. Avesse manifestato la propria eretta felicità, come abbiamo dedotto abbia fatto quando era sul divano di casa sua con Gemma che si era accoccolata sul suo petto nudo, al primo aperitivo o alla prima cena con una donna mai conosciuta prima avrei capito lo storcere il naso. Ma qua si sta parlando della frequentazione tra due persone adulte e vaccinate. Che escono insieme da un mese e mezzo. Di lui che le fa un corteggiamento serrato dal primo momento. Che le telefona più volte al giorno, che esce a cena con lei ogni qualvolta è possibile. Dopo un mese e mezzo lui l'ha invitata a casa sua, l'ha portata a cena in un ristorante raffinato. Hanno parlato per ore. Dopo cena si sono ritrovati sul divano di casa sua, lui a petto nudo. Lei gli si è avvicinata, e davvero secondo voi è strano che la situazione si sia fatta più piccante? Ma serio? Cioè? Mi spiegate quale avrebbe dovuto essere la situazione adeguata per passare ad uno step successivo? Se non questa, per voi? Perché davvero fatico a comprenderlo. Ribadisco, capirei storcere il naso se uno avesse avanzato chissà quali pretese alla prima o alla seconda uscita. Quando manco ci si conosce. Ma non è questo il caso. Se si fosse descritto in un modo per poi rivelarsi improvvisamente tutt'altra persona. Ma non è questo il caso. Se durante un appuntamento avesse colto alla sprovvista la propria partner mettendola in oggettiva difficoltà quando magari le premesse erano state altre. Ma non è nemmeno questo il caso. E soprattutto avrei compreso certe reazioni stupite se la dama in questione non fosse stata Gemma. Una che nell'ultimo decennio più gli uomini che stava frequentando si ritraevano più lei si buttava.
E ora che ha di fronte uno che si butta chissà perché è la prima a ritrarsi. E dire che anni fa tutti sti problemi mica se li faceva. Ah, un'ultima domanda a chi continua a prendere le parti di Gemma, poi mi taccio. Giuro. Già che ci siete mi spiegate anche come mai, nonostante tutta l'ansia e l'angoscia che Silvio sembra trasmetterle ormai da settimane. Si ostini a cercarlo e ribadisca che io non ho chiuso, proprio per niente? No. Perché non so voi ma io quando sono così tanto traumatizzata da un'esperienza tendo a non volerla ripetere, Se invece uno persevera il motivo può essere uno e uno solo, e lo conosciamo bene. Altro che non sarei andata fino a Novara se non fossi stata interessata. Come ci finivi a centro studio, poi, Stellina? Pis, qualcuno avvisi cortesemente la Galgani che i car wash è una cosa simpatica. Spontanea e genuina lo pensa giusto lei. Però ha ragione quando dice che un conto è fare certe cose durante una sfilata e un conto nel privato. Che bisogna essere proprio alla frutta per essere così timorose, tra le mura di casa. Ma tremendamente sfacciate davanti alle telecamere, Video dalla puntata intera Gemma e Silvio dopo la sfilata e i preparativi di Silvio e la ritrosia di Gemma Tina, Gemma la verità è che Silvio non ti piace Tina e il nuovo modo di comunicare Silvio, Gemma un mese e mezzo per un bacio, Silvio, Gemma non ti piaccio. Questa è la verità due dame per Silvio. Sărup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,